Amici della Voce del Diavolo, ben ritrovati dopo l'entusiasmante vittoria di ieri sera, 3-2 col Torino. Abbiamo rischiato troppo, lo sappiamo, abbiamo visto la partita, potevamo fare 5-6 gol, invece a momenti veniamo eliminati. Ma tant'è, il Milan quest'anno è così, non ci fa mai stare tranquilli. Andiamo avanti, ma dobbiamo cercare anche di non guardarci indietro. La bella notizia, bellissima, è per questo che sto facendo questo video nell'orario di lavoro, nel mio intervallo, e che sono troppo contento, che so che Suso è su un volo per Siviglia e speriamo che rimanga lì a Siviglia e lo vedremo a Milano solamente magari per la festa degli Obey Obey. Un'altra notizia è che il buon Piontek potrebbe andare all'Hertha Berlino, ma lui a tutti i costi vuole andare al Tottenham, non ha capito che in Premier lui non c'entra niente, quindi purtroppo mi sa che ce lo terremo sul gobbo ancora per questa e per la prossima stagione, comunque vedremo. Volevo però utilizzare un minutino per esprimere chiaramente il mio pensiero su Gazidis, Ivan Gazidis, 4 milioni e mezzo l'anno, fenomeno dell'Arsenal. È venuto a Milano e cosa ha fatto finora? Come si dice in termini legalesi, un belino di niente. Hai fatto un belino di niente, il nostro fatturato è sceso, non ci sono sponsorship nuove, fa grande confusione tecnica, mi dicono fonti certe che Maldini e Boban fanno e lui disfa. Caro Gazidis, con tutto il bene che ti voglio, ma perché non te ne torni all'Arsenal, che quella forse è la tua dimensione, fate le cose un po' diverse. Qui in Italia non sai parlare neanche l'italiano, non sai neanche l'italiano, non capisci nulla di calcio italiano. Forse non capisci nulla di calcio in generale, ma di calcio italiano non ne capisci. Non sai l'italiano, non ti vuoi ambientare, tornatene a casa, tornatene a Londra e vedrai che staremo tutti meglio. Comunque, un caro saluto, ci vediamo dopo Milan-Verona domenica. Ciao!